vita significa anche pensare la propria quotidianità come un gioco armonioso e coinvolgente, o al contrario, ricercare ostinatamente l'evasione ludica dalle ripetitive esperienze di tutti i giorni. Ma molto spesso il bello e il piacere li dobbiamo rubare ai tempi ordinati e irreversibili imposti dal calendario sociale. Un calendario che prevede anche brevi cerimonie quotidiane. Una di queste è l'uscita da scuola. Pianità della conoscenza sensibile, delle tattiche ingegnose per evadere dalla ripetizione. In altre parole, è il rotocalco dei progetti e delle passioni. Fra le tante, quella degli aquilonisti affascina particolarmente. Forse perché ha a che fare con l'aria, il più vitale, il più inafferrabile e indicibile dei quattro elementi. E ho 81 anni, ho cominciato che avevo 11 anni, non ho mai smesso. Quindi lei si figura, è 70 anni che faccio degli aquiloni. Per un viaggio, eravamo in Olanda, abbiamo visto questa gente che volava gli aquiloni sulla spiaggia, ne abbiamo comprato uno, poi da uno, due, tre, e adesso ne abbiamo un 200. Per cui pian pianino è cresciuto così, poi abbiamo vissuto tanti anni negli Stati Uniti e lì è molto diffuso l'aquilonismo acrobatico, però ci siamo fatti prendere un po' la mano. Ma la passione degli aquiloni nasce dal poter gestire le due cose fondamentali, una cosa tenuta da un filo spostata dall'aria, cioè praticamente un comando che hai col filo e la potenzialità di poter gestire qualcosa che è mossa da un evento naturale che c'è sempre, un evento naturale che comunque è incessante. La passione nostra, cioè il gusto di fare gli aquiloni, e poi ecco, quando siamo qui, quando siamo anche non in un festival, comunque quando abbiamo realizzato questo qualcosa, e lì siamo su che lo guardiamo. Penso che sia una cosa molto molto intima, molto privata. I feel I'm flying. It's a feeling of just freedom. Yeah. Cerco di immedesimarmi in lui e di volare in mezzo al cielo. Io ho un nipote, veniva con me e poi ha smesso. Metti già due ragazzi che non sono i miei figli, però arrivano tranquilli, buttano su, stanno tutti insieme. Cioè, uno ha 20 anni, l'altro ne ha 24, quindi non sono più bambini, però noi tutte le domeniche siamo insieme. Io credo, almeno per me, il momento più bello è quando parti da un progetto di un aquilone che hai nella testa e vuoi fare quella cosa lì. Vuoi fare quella cosa e ci giri attorno, ci pensi anche la notte magari, te lo disegni eccetera eccetera, poi lo realizzi e poi dopo quando lo fai volare anche per la prima volta, se va o non va, qualsiasi cosa vola, come vola, se poi si alza, c'è anche qua da fare qualche modifica eccetera, ma è comunque un tuo sogno, un tuo progetto che è partito dalla tua mente, dalla tua creazione, magari è un pezzo della natura, qualsiasi cosa, però è una tua creazione che va in volo e allora è un momento bellissimo. Se io vedo un aquilone bellissimo in volo, ho voglia di parlare con quello che l'ha fatto, perché ho voglia di saperne qualcosa in più e di farne uno ancora più bello per quello, ma non tanto perché non so, voglio arrivare prima, ma perché è un sogno ancora più bello, ancora più grande, ancora più colorato, insomma. Io penso che ogni aquilonista abbia in sé il desiderio di, qualche volta l'ha avuto, insomma, di essere lassù e di chiedere, insomma, che cosa vede l'aquilone da là sopra. Non lo so, io credo che sia una sorta di malattia, ecco, io tutta la storia è iniziata con un piccolo aquilone di carta e da lì nasce una passione, un interesse verso queste forme strane, insomma, che possono essere le più svariate, e non esiste una risposta, ognuno ha una risposta personale, magari anche il piacere di stare insieme in queste occasioni, è un insieme di cose che è un feeling, ecco, che si crea fra l'uomo e la macchina, se così la possiamo chiamare. E penso che sia un qualcosa di unico, insomma, in mezzo ai tanti hobby che, insomma, oggi scopri, ci sono. Appena hai la possibilità di avere anche un solo cavo di un aquilone in mano, diciamo, e passare un'oretta, anche se può sembrare monotono, dire hai anche un aquilone, tipo anche quelli che usiamo noi, che sono fermi, non si muovono, però solo dopo un'ora anche che tu tieni in mano, fermo questo aquilone, lui ti manda anche giù delle vibrazioni, ti manda degli strattoni, cioè è una cosa molto complessa che nell'arco del tempo dell'utilizzo del tuo aquilone te ne accorgi,
diciamo anche ti ci affezioni, impari a conoscerlo, impari a capire come si comporta in determinate situazioni, con vento, quando calo, no, e praticamente diventa una simbiosi tra i due. Ognuno sa far volare bene i suoi aquiloni e ognuno è affezionato anche ai suoi aquiloni e piace mostrarli ovviamente in giro in queste manifestazioni qui. Ciao Frame, ciao. Ciao! Ciao Frame! Burrito! Ciao Frame! Ciao Frame! Yeah. Come al solito vi lascio il nostro numero di fax. Fatene buon uso. L'appuntamento, lo sapete, è fra 7 giorni. Ciao!